Salve a tutti e benvenuti a questo mio nuovo video unboxing. Vedendo il titolo vi sarete già chiesti: ma è proprio vero? E sì, è vero, ho comprato questo gioco, Assassin's Creed 3 della Ubisoft. Vi che starete chiedendo, scusate, non so cosa, come sto parlando, non sta su questo, vero? No, neanche se ci metto... Perfetto. Vi starete chiedendo perché ho comprato questo gioco. Non è che sono un amante della serie dell'Assassin's Creed, però siccome volevo provare un titolo della serie di Assassin's Creed, e allora ho visto questa offerta, 7 euro se avevi la carta della GameStop, e Assassin's Creed 3 a 7 euro, insomma un gioco a 7 euro anche se non mi piace. 7 euro, cavolo, cioè rinuncio a mangiare una pizza sabato, che ne so, e li ho già ripresi, ecco. Quindi ho visto questa offerta, ho detto perché non comprarlo, e quindi appunto proverò per la prima volta un gioco di Assassin's Creed. L'ho già provato sulla PlayStation 3 e 4 di alcuni miei amici, e vediamo un po' cosa mi offre questo gioco, vediamo se mi piacerà, poi vi farò sapere anche se è bello o no, faremo anche un gameplay. Allora andiamo ad analizzare cosa c'è scritto in particolare. Ho la mano destra che trema, perché tipo ho appena portato... Beh, vabbè, una storia lunga, non ci voglio spiegarvela. Allora, e insorgi, dalle ceneri di un villaggio in fiamme nascerà un nuovo assassino. La sua battaglia per la libertà e per la giustizia infiammerà la rivoluzione. Allora, esplora grandi città e confini di una frontiera selvaggia e pericolosa. Mettiti al comando di una nave da guerra e combatti per la conquista del mare. Il multigiocatore ritorna con nuove modalità, tra cui predominio e branco. Vediamo qua cosa può fare il gamepad. Usa il gamepad per scegliere tra un vasto assortimento di armi ed eliminare i tuoi nemici. Che poi comunque il gamepad, ho letto nelle recensioni, che non è tanto utilizzato. E quindi vabbè, pazienza. Qua vedo online 2-8 giocatori addirittura. Quindi puoi usare anche il microfono. Sarà un online tipo di quelli di a mo' di Call of Duty, che puoi parlare con le persone. Boh, questo è il gioco. Ora andiamo a farne un breve gameplay. Ah, finalmente ragazzi, eccoci qua su Assassin's Creed 3. Tipo stavo facendo partire il video tutto tutto eccitato. Aggiornamento. Ma vabbè, diciamo che mi sono un attimo arrabbiato, ma ora siamo qui. Tutta storia ideata. Ecco la nostra Ubisoft. Vi avviso già che la storia di questo Assassin's Creed, se non abbiamo guardato gli altri, tipo non riusciremo a capirla, ma vabbè. Tanto, io ormai l'ho comprato, quindi vediamo un po'. Titolo molto... schermata iniziale molto scarna, direi. Vabbè, facciamo sta cosa per migliorare Ubisoft, dai. Allora, giocatore singolo, multigiocatore, la tirannia di Re Washington. Contenuti scaricabili, no grazie. Extra. Vabbè, iniziamo giocatore singolo. Vai, iniziamo la storia. Violer, ovviamente. Un tempo la gente che preannunciava la fine del mondo veniva rinchiusa, oppure derisa. O tutte e due le cose. Non li prendevamo sul serio. Forse avremmo dovuto. Ma ora sto correndo troppo. Meglio cominciare dall'inizio, dal rapimento di Desmond Miles, mio figlio. Lui non aveva ambizione né scopo, niente piani per il futuro. Ma aveva un retaggio pesante e voleva ignorarlo. Per questo ha rischiato la vita. È stato preso e imprigionato. I rapitori volevano che lui li aiutasse a ritrovare una cosa. La mela. Uno dei tanti manufatti chiamati frutti dell'Eden. Resti di un'antica tecnologia ora sparsi per il globo. Alcuni nascosti, altri no. Ma tutti pericolosi. Erano quasi tutti nelle mani di un gruppo. La stessa gente che rapì Desmond. Sono noti come Abstergo Industries. Per noi sono i Templari. Il nemico. Li combattiamo da migliaia di anni, anche di più per chi crede alla storia della loro origine, come me. Dopotutto, conosco la verità. È questa la bellezza e l'orrore dell'Animus.
Una macchina che ci permette di rivivere la vita dei nostri antenati. Che ha il potere di cambiare tutto. Di mostrarci la storia come è andata davvero. Fino alla sua creazione, a scrivere la storia erano i vincitori. Vogliamo rimediare e liberare le menti e i corpi. Ma non possiamo fare più di tanto. Sono i Templari a essere in vantaggio ora. Ma qualcosa di più grande di assassini e Templari si avvicina. È più grande di tutti noi. E se non troviamo il modo di fermarlo, queste saranno le ultime settimane di vita per tutta l'umanità. Alla fine tutto si riduce a lui, a Desmond. Nell'Animus ha scoperto le sue origini, ha vissuto la vita dei suoi antenati e svelato i loro segreti. Fatto questo, si è allenato, ha usato un altro antenato per acquisire decenni di esperienza in pochi giorni. Ha funzionato, crediamo, e speriamo. Presto però lo scopriremo. La data infausta si avvicina, 21 dicembre 2012. Nessuno di noi sa cosa accadrà, se non che loro volevano che ci trovassimo esattamente qui. Ci hanno guidato, nel loro modo oscuro e frustrante, con le voci della prima civilizzazione, di coloro che vennero prima. Una razza antica dal sommo potere e dalle strane ambizioni. Loro hanno creato i frutti dell'Eden. Lo hanno condotto fin qui, e con lui anche noi. È all'ingresso di questo luogo dimenticato, armato del sapere di Altair e delle abilità di Ezio. Ha fra le mani la mela dell'Eden, e noi siamo al suo fianco, pronti ad aiutarlo se ne avesse bisogno. Si chiama Desmond Miles, e ci ha guidati fino alla fine. Ok, trama molto chiara, direi. No, a dire la verità non molto. Possiamo fare qualcosa? No. Comunque il protagonista quindi è Desmond Miles a questo punto, e ha fatto tutto un riferimento ai Maya, all'Eden, alla creazione, ai Templari. Cioè io sono ignorante di storia, quindi non so neanche cosa siano i Templari. So che sono esistiti, credo, ma non sto zitto perché non voglio dire cazzate. Ok, pensavo si fosse bloccato il gioco. Ok, vediamo un po' cosa dobbiamo fare. Siamo al 10 dicembre 2011 se non ho sbaglio, 2012 se non ho visto male. Ci siamo. Quello lì con la giacchetta, questo qua dovrebbe essere Desmond, sì. Andiamo. Posso muovermi. Non ho nulla da fare, però vabbè. Avventuriamoci in questa grotta. Non so fare cosa, ma facciamolo. Noto che la qualità è molto brutta oggi della mia Wii U. Boh, avrò messo il cavo male. Non so come si vedrà da voi, ma penso che anche voi la vedrete male. Quindi, vedi, quando non mi muovo è bella, quando mi muovo, vabbè, pazienza. Comunque la qualità del gioco è molto bella, su gamepad si vede molto bene. Sulla TV un po' di meno, ma perché purtroppo non posso registrare in HD, che cacchio. Quella è la mela dell'Eden. Non so, mi pareva che l'avesse chiamata così. Sarà tipo un'antica costruzione Maya. Magari stanno indagando su questa data, 21 dicembre 2012. E subito dopo Alice si gettò dietro di lui, senza nemmeno domandarsi come avrebbe potuto fare. Ok, quanto pare hanno scoperto una nuova zona. Proseguiamo, qua è molto buio l'ambiente, noto.
Su Gamepad c'è una scritta strana, non capisco cosa sia, vabbè. Penso niente di interessante. Devo andare avanti. Mi sa che ci siamo. Ok. Chissà dove stiamo andando. Oh, che ca. Non me l'aspettavo tanto. E la lanternetta qua? Eh no, a me non voglio lasciarla lì, cacchio. Mi stava simpatica. Ma uffa. Oddio, guardate che strani disegni che ci sono. Ah, così si corre premendo ZR. Oh. Vabbè, andiamo avanti. Buco, wow. Assassin's Creed, boh, è una serie che mi ha attratto solo negli ultimi tempi, però vedremo questo gioco che impressione mi lascerà in bocca. E dopo vedrò. Tanti giochi, no, adesso non li sviluppano più gli Assassin's Creed sulla Wii U, quindi posso prendere questo e il 4 e dopo basta. Però vedremo, insomma. Non preoccupatevi che non abbandono Mario, Zelda, quelli lì. Ecco, volevo un attimo anche provare altre serie, visto che 7 euro, insomma, direi che ne valeva la pena. Sembra quasi un antico meccanismo Maya. Osservando, anch'io non commento tanto perché sono coinvolto nella storia per cercare di capire cosa stia succedendo. Chiave? Signore? Ci risiamo. Ho svenuto. Magari sta riscoprendo il suo passato. Puoi sentirci? Sì, cosa è successo? Ah, Il tempio ha possibile. scatenato l'effetto osmosi, sei crollato e hai perso conoscenza. E ovviamente mi avete messo nell'animus invece di, che so io, vedere se stavo bene. Non sei. E poi il tempio sembrava comunicare con te. E non voglio rischiare di interrompere la connessione, almeno finché non scopriamo cosa vuole. Già, ma certo. Senti, io. No, va bene. Dall'altra parte. E so anche cosa devo cercare, in realtà. Una chiave. Solo che non so dove si trovi. Forse per questo lei ha scatenato l'effetto osmosi. Lei. Giunone, papà. È lei che mi parla. Ok, Desmond. Mentre eri in gita a Costantinopoli, abbiamo caricato un aggiornamento per l'Animus. Vorrei fare un paio di test per essere sicura che non ci siano problemi. Ok, tutorial. Va bene. Cosa vuoi che faccia? Iniziamo dalle basi. Raggiungi il segnale. A percorrere, ok, quello l'ho già capito. Salta B. Ok, Desmond, adesso prova ad arrampicarti un po'. Ok, dai, mi sono già abituato ai comandi. No. Molto atletico, oserei dire. Facessi io sti salti così. Vado nella direzione giusta? Sì, dai. Ora una corsa acrobatica lungo quel percorso. Ok.
Mi sto premendo pulsanti a caso, ragazzi. Ma devo ancora morire. Ah, ok, pensavo di essere morto. Una cosa importante. Ci sono degli obiettivi aggiuntivi che migliorano la sincronizzazione. Segui. Bene, Desmond. Segui le istruzioni a schermo e uccidi due templari. Ah, già morto? Qui è facile, devi soltanto saltare. Sono morto. Cioè, se non corri e salti e premi tasti a caso in Assassin's Creed, non lo fai in nessun altro gioco. Oserei. Ok. Mamma che scago. Oddio, ho la visuale messa male. Come si fa a sistemare la visuale? Senti, ma non puoi saltare? Ragazzi, ho scoperto che bisogna premere soltanto ZR. Io continuavo invece a premere B. Forse è per quello che stavo morendo. No, non ci credo. Il livello di sincronizzazione l'ho fatta. Dovremmo poter ricreare l'ambiente. È ora di scoprire cosa vuole il tempio da te. Va bene, e per questo episodio è tutto. Direi che abbiamo anche fatto già abbastanza. E grazie per aver guardato, ditemi cosa ne pensate su questo gioco, i vostri pregiudizi, se ce l'avete giocato, boh. Ditemi quello che volete. Ciao, grazie per la visione, alla prossima.